Prima ancora di conoscere Isaac Asimov come scrittore di fantascienza, mi sono avvicinato a lui come scrittore di saggi. Asimov, infatti, ha avuto anche una carriera come ricercatore, per cui, essendo quindi bravo come scrittore, decise di dedicare anche parte del suo tempo per scrivere articoli e libri di divulgazione scientifica. Alla fine, quindi, proprio questi saggi e i racconti della sua serie dei Vedovi Neri furono le mie prime vere letture asimofiane. Una cosa di questo genere però è avvenuta anche con un altro scrittore che ho conosciuto prima come scrittore disneyano e poi come creatore del primo e più importante supereroe dei comics statunitensi. Sto parlando di Jerry Siegel. Benvenuti ai Ritratti, Vite di Scienza, il podcast che ha la pretesa di raccontare la scienza attraverso la vita dei suoi protagonisti. E quest'oggi, in questo episodio speciale, provo a raccontare anche il fumetto. Però state in onda perché ci sarà anche un po' di scienza. Jerry Siegel nasce a Cleveland il 17 ottobre del 1914, anno tristemente noto per lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Da grande appassionato di fantascienza, legò molto velocemente con un altro suo sodale, Joe Shuster, il giovane Joe Shuster. Erano infatti compagni di scuola presso la Glenville High School. Era il 1930 e i due idearono una fanzine di fantascienza all'interno della quale scrivevano e illustravano, perché Shuster era bravo con le matite e i disegni, una serie di racconti proprio di questo genere. La fanzine, che i due chiamarono science fiction, iniziò a venire distribuita nel 1932. Ovviamente era stampata con i pochi mezzi che potevano permettersi due studenti dell'epoca, e sul terzo numero, distribuito nel 1933, venne pubblicato un racconto molto particolare, The Reign of Superman, dove faceva il suo esordio appunto il nome o il personaggio, che dir si voglia, di Superman. Solo che in questo caso non è il supereroe a cui noi siamo abituati oggi, bensì un criminale, uno scienziato pazzo in particolare, uno di quelli che ha voglia di conquistare il mondo. Da appassionato di fantascienza ero a conoscenza dei vari temi del genere. Il tema del superuomo era stato uno di questi, a partire da Sansone ed Ercole. Così mi sedetti e scrissi una storia di quel tipo, solo che in questa storia il Superman era un cattivo. A partire da questo spunto, i due autori, Siegel e Shuster, svilupparono il personaggio in fasi successive e quindi, ben presto, divenne un eroe. Ancora una volta, però, una fase intermedia rispetto all'eroe che conosciamo oggi. Un paio di mesi dopo la pubblicazione di questa storia mi venne in mente che un Superman eroe, piuttosto che malvagio, poteva diventare un personaggio di una grande comic strip sulla scia di Tarzan, solo più super e sensazionale di quel grande personaggio. I due quindi si misero al lavoro. Siamo agli inizi del 1933, il Superman malvagio era appena stato pubblicato e alla fine riuscirono a trovare una sua trasformazione eroica. Indossava semplicemente una t-shirt e dei pantaloni. Era più simile a Slam Bradley che a qualunque altra cosa, giusto un uomo d'azione. Ma lo chiamammo The Superman. Era la seconda volta che utilizzavamo il nome, ma la prima per un personaggio del bene. Dopo questa prima modifica il personaggio ebbe altre modifiche, altri raffinamenti. Prima, per esempio, divenne un neonato che era stato spedito dal lontano futuro. Poi, successivamente, nella sua versione più o meno definitiva, divenne un neonato che era stato spedito da un pianeta morente poco prima della sua esplosione, il famoso pianeta Krypton. In effetti, questa trasformazione verso l'esplosione di un pianeta lontano probabilmente era stata suggerita da un evento astronomico realmente accaduto. Nel dicembre del 1934, infatti, venne osservata l'esplosione di una supernova. La nova Hercules 1934, come l'abbiamo classificata oggi, all'interno della costellazione di Ercole. Non è quindi così incredibile immaginare che questo evento astronomico non possa aver dato uno spunto
per i due autori, per la creazione di queste nuove origini di Superman, nuove origini aliene. Alla fine fu proprio questa la versione che i due autori iniziarono a proporre ai vari editori. In effetti all'inizio la loro idea era pubblicare le avventure di questo personaggio sulle daily strip, le strisce quotidiane. All'epoca infatti questo particolare mezzo di raccontare il fumetto era quello più di successo. Praticamente tutti i più importanti personaggi di fumetti dell'epoca, su tutti Flash Gordon, erano diffusi proprio tramite i quotidiani a una grandissima fetta di lettori, per cui era normale per dei giovani fumettisti approcciarsi proprio al mondo dei quotidiani. Purtroppo ricevettero diverse porte in faccia, le classiche porte in faccia che gli esordienti si trovano a dover affrontare all'inizio della loro carriera, fino a che la National, oggi nota come DC Comics, non ebbe fiducia in questo personaggio, e la sua fiducia fu tale che addirittura, proprio grazie a Superman, si ideò in pratica il mezzo, il medium dei comic book. Infatti la prima avventura di Superman venne pubblicata sullo storico Action Comics del giugno del 1938. Le avventure di questo primo Superman letto oggi appaiono piuttosto ingenue e semplicistiche, e anzi anche eccessivamente veloci. Avevano una visione del mondo abbastanza netta. Da un lato c'erano i cattivi, per lo più nazisti all'inizio, poi i criminali più o meno assurdi, soprattutto se letti nell'ottica moderna. Dall'altro invece c'erano gli eroi o i supereroi, per lo più personaggi statunitensi. Era ovviamente un modo di vedere che non era comune soltanto a Superman, ma a molti altri personaggi che esordirono da lì in poi sui comic book. C'era però un elemento importante, in qualche modo di rottura rispetto a un certo modo di vedere i fumetti fino a quel momento. Questo elemento di rottura era Lois Lane. La giornalista era, da un lato, la classica donzella perennemente in pericolo che Superman, il cavaliere in armatura splendente, andava puntualmente a salvare. C'era però un piccolo problema: Lois era sempre in pericolo perché ficcava il naso dove non doveva da buona giornalista. Aveva quindi un carattere molto forte, oltre a rappresentare perfettamente il giornalismo. E in più complicava molto la faccenda il fatto che lei preferisse Superman al suo collega, che un po' timido passava quasi inosservato, il buon Clark Kent, che in realtà era l'identità civile di Superman. Come poi venne scoperto alcuni anni dopo e pubblicato in un libro del 2004 dallo scrittore di fumetti Gerard Jones, probabilmente questa caratterizzazione era in qualche modo ispirata da un evento luttuoso che avvenne nella famiglia Siegel il 2 giugno del 1932. A causa di una rapina al suo negozio, il padre di Jerry, Mitchell, morì per un attacco di cuore. Anche Brad Meltzer, un altro scrittore di fumetti di supereroi, ritiene che questo evento fu fondamentale per la caratterizzazione di Superman come personaggio retto, corretto, che doveva combattere contro la giustizia e, in un certo senso, anche se non era ovviamente esplicito nei fumetti di Superman, doveva impedire in qualche modo che anche altri subissero il lutto che aveva subito la famiglia Siegel in quel lontano 1932. A un certo punto Siegel si ritrovò in difficoltà economiche ovviamente. Non riusciva più a lavorare nel mondo dei fumetti con i suoi tanto amati supereroi. Non aveva creato infatti nel corso della sua carriera soltanto Superman o Slam Bradley, ma c'era anche per esempio l'altrettanto famoso Spettro. A venirgli incontro, però, salvarlo da questa situazione in cui si era ritrovato, intervenne la Western, l'editore che aveva la licenza per la produzione e pubblicazione dei fumetti disneyani sui comic book. Nel 1968 infatti la Western lo assunse per realizzare, alternandosi con Carl Barks, le storie delle giovani marmotte. Ben presto però venne assoldato dal direttore della più importante rivista disneyana in Italia e
all'epoca rappresentante del secondo editore disneyano al mondo. Sto parlando di Mario Gentilini, direttore appunto di Topolino, all'epoca edito dalla Mondadori. Era il 1971, uno dei classici convegni di autori disneyani che veniva organizzato a Burbank, e lì Gentilini ebbe modo di conoscere Siegel. A quel punto gli propose di scrivere qualche storia per Topolino e Siegel non se lo lasciò ripetere. Nella sua produzione realizzò soprattutto storie con i paperi, esordiendo in particolare con una storia in qualche modo siegeliana, se vogliamo, vista la sua produzione nel mondo dei supereroi, perché la storia si intitolava Paperino e la macchina dell'eroismo, disegnata da un allora giovane Giorgio Cavazzano, che stava muovendo i suoi primi passi da solo, sganciandosi dall'influenza di Romano Scarpa, che insieme a Guido Scala e allo stesso Cavazzano è stato uno degli autori che ha disegnato più storie di Siegel. Queste storie disneyane sono fantascientifiche, velate da una malinconia di fondo che evidentemente discende dalle sue non fortunatissime esperienze, in particolare quelle degli ultimi anni. Emblematiche in questo senso è Ridi Paperino, Ridi, storia disegnata da Guido Scala, in cui Paperino viene ipnotizzato e alla fine, a causa di questo ipnotismo che lo fa ridere di qualunque cosa gli accada, mostra una profonda rabbia e risentimento nei confronti del mondo. Dopo tutti i disastri che inevitabilmente, nonostante tutta la sua buona volontà, gli sono caduti addosso. La macchina dell'eroismo, invece, disegnata, come detto, dal giovane Giorgio Cavazzano, storia d'esordio di Siegel, mostra un Paperino all'inizio codardo, che però riesce a recuperare questa codardia e trasformarla in eroismo grazie a un macchinario fantascientifico. Alla fine della storia però Paperino ritorna alla sua condizione iniziale, diventa quasi un monito per il lettore a non cercare di andare troppo oltre i propri limiti, ma d'altro canto anche un invito a cercare di restare sempre se stessi. Ovviamente non voglio raccontarvi tutta la carriera disneyana di Siegel, ma vi cito un'ultima storia, Zio Paperone, la scorribanda dei secoli, in cui Paperone, Paperino e Archimede, grazie a una macchina nel tempo ideata proprio da Archimede, viaggiano nei secoli, andando nel passato per poi finire nel futuro. In questo caso la parte interessante sta proprio nel futuro, in cui l'umanità è ormai estinta o sull'orlo dell'estinzione, perché si lascia intendere che forse ancora da qualche parte qualche essere umano è ancora vivo. Di fatto ad autodistruggerla è stata l'avidità e le guerre. I nostri tre eroi però si ritrovano anche con un nuovo problema: devono fuggire prima che la luna cada sulla superficie della Terra, andando in realtà in controtendenza col fatto che invece la luna un po' alla volta si allontana dalla Terra. Ovviamente i nostri eroi tornano nel loro presente. E arriviamo così alla fine. Siegel ha realizzato tantissime storie per i supereroi, ma anche per i personaggi Disney. Generalmente e soprattutto per quel che riguarda la parte disneyana, un autore spesso un po' sottovalutato, viene soprattutto vista la sua inventiva più che appunto la sua poetica. Per cui varrebbe la pena, e lo suggerisco, del motivo per cui ho realizzato questa puntata speciale, provare a riscoprire questo autore, non solo come autore di supereroi, ma come autore di storie Disney italiane. E con questo, quindi, l'episodio speciale di Ritratti, Vite di Scienza si è concluso. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo episodio di Ritratti, Vite di Scienza, il podcast che ha la pretesa di raccontare la scienza e oggi anche i fumetti, con le vite dei suoi protagonisti.